Salve a tutti e benvenuti alla 41esima puntata di Oggi te le prendi. Come potete vedere, sono finito in mezzo al deserto stavolta. Vorrei capire chi è che mi gioca questi scherzi. Comunque, tornando a noi, dicevo, oggi voglio recensire un film molto bello con Jean-Claude Van Damme. Già vi sento dire: ma che merda di film, perché Van Damme fa solo film di merda. Non è vero, perché Van Damme, secondo me, in certi momenti, e non sto parlando della canzone di Eros Ramazzotti, ha fatto anche bei film. Non ha fatto solo e sempre film di merda. Oddio, gli ultimi non sono bellissimi, però alcuni film, soprattutto quelli degli anni 80-90, non sono malissimo. Insomma, sì, sono film di arti marziali, ma sono belli, insomma, non sono male. Allora, questo film si chiama I Nuovi Eroi, in inglese si chiama Gli Universal Soldier, però in italiano hanno voluto chiamarlo I Nuovi Eroi. È stato realizzato nel 1992 dal regista Roland Emmerich, che tutti si ricorderanno per film apocalittici come Independence Day, L'alba del giorno dopo, Il discorso 2012 e altri film che ha fatto, insomma. Comunque, ha fatto questo film con Van Damme, film misto d'azione, misto di fantascienza, e sinceramente volevo parlarmene perché non è brutto, secondo me molto molto carino, secondo me. E niente, ecco, volevo, aspetta, ok, volevo appunto farvi presente questo film se non l'avete visto. È un film mo molto bello, ovviamente cercherò di non raccontarvi tutto, e la storia ruota intorno appunto a Van Damme, che è il protagonista, e Dolph Lundgren, che è l'antagonista. La storia comincia con un flashback nel 1969 in Vietnam, dove appunto questi due sono militari, stanno lì a far la guerra, e viene fatto capire che Dolph Lundgren impazzisce e diventa schizzato, paranoico, vede in tutti dei traditori, eccetera. Insomma, ammazza da solo tutto il suo plotone, e quando cerca di ammazzare due Vietcong innocenti o presunti tali, Van Damme si scaglia contro di lui, c'è una colluttazione abbastanza violenta e insomma alla fine muoiono entrambi. E questo è l'incipit del film, quindi non vi ho svelato il finale in realtà. E praticamente muoiono entrambi, chiaramente vengono i superiori sul posto: che cazzo è successo qua, che casino, come cazzo facciamo a fare il rapporto, eccetera. Ovviamente viene istituito il segreto militare sulla vicenda, e i due corpi di Van Damme e di Dolph Lundgren vengono fatti sparire, vengono messi sotto ghiaccio e fatti sparire. Anni dopo si vedono di nuovo vivi e viene fatto capire, però lo capirai piano piano nel film, che sono diventati una specie di soldati zombie che vengono utilizzati per
i lavori più stronzi, le cose più cattive, i lavori più pericolosi, perché praticamente non so bene come questi soldati non solo vengono rianimati con una teoria molto bislacca, ma vengono anche potenziati, quindi diventano una specie di super zombie che teoricamente il governo degli Stati Uniti crede di poter comandare. Invece, ovviamente, qualcosa sfugge al loro controllo. Ovviamente il cattivo ridiventa cattivo e comincerà a far dire devasti, uccidere persone, eccetera. E ovviamente spetterà a Van Damme di nuovo doverlo spaccare di botte. Ora, detto così, il film sembra una stronzata, però vi assicuro che è bello. È molto bello e forse è uno dei pochi film di Van Damme che ha senso guardare. E vi assicuro che veramente sono talmente pochi i film carini di Van Damme che quei pochi è meglio saperli e poterli beccare subito. Questo è molto molto bello e col fatto che lui è una specie di zombie che ha bisogno di temperature polari per sopravvivere, ci sono spesso e volentieri durante il film, e credo che siano voluti, dei momenti comici, o comunque inconsapevolmente comici, perché tipo c'è un momento che Van Damme collassa per terra perché è surriscaldato ed è nudo. Quindi tu vedi sto qua perfettamente nudo con la bega per aria che collassa per terra davanti a tutti in una piazzola di un albergo. Quindi c'è una scena che strappa un sorriso perché appunto c'è lui nudo davanti alla coprotagonista, lei che parla tranquilla come se non vedesse sta mega tega davanti a lei, e intanto dietro ci sono tutti i clienti dell'albergo che guardano sconvolti. Insomma, ci sono alcune scene abbastanza simpatiche. O tipo, un'altra scena simpatica è quando lei porta lui a mangiare in una trattoria, in un fast food, che cazzo è. E praticamente lui mangia dopo 25 anni che non lo faceva più. Quindi ovviamente immaginatevi il tipo di fame che può avere sta persona e mangia praticamente tutto il locale. E a un certo punto giustamente la cameriera e i cuochi dicono: ascolta, ma hai soldi per pagare? Scusate, ma mi sono appena alzato. Giustamente dicono: hai soldi per pagare, cioè stai mangiando come l'iddio, hai soldi per pagare tutta sta roba o no? E lui chiaramente, che è uno zombie, quindi non ha idea di cosa sia il denaro, continua a dire: no, ma è molto buono, bla bla bla. Ovviamente ne deriva una mega scazzottata e la cosa simpatica è che Van Damme picchia tutto il locale da solo, che chiaramente è Van Damme. Però continua a mangiare, quindi lui fa mosse di arti marziali ovunque, spacca la testa a chiunque, ma continua a mangiare imperterrito e non si ferma. Alla fine, quando la ragazza torna dentro il locale, perché adesso non mi ricordo, mi pare che fosse uscita per fare una telefonata o che cosa, torna nel locale e vedi il locale devastato. Tutti praticamente stesi per terra, tramortiti, e Van Damme che mangia imperterrito. Ed è una scena abbastanza comica. E che dire, il film è carino, molto carino. Purtroppo, non regge assolutamente il confronto con il suo sequel. Il suo sequel, che aspettate un attimo che ve lo dico, si chiama Universal Soldier The Return. Scusate che lo scrivo su Wikipedia perché non mi ricordo chi è stato capace
di partorire una simile stronzata. Allora, si chiama Universal Soldier The Return, quindi già titolo molto originale, che per stavolta non è stato tradotto in italiano in nessun modo, perché chiamarlo I Nuovi Eroi 2 era troppo brutto, quindi l'hanno chiamato Universal Soldier The Return, cioè hanno tenuto il titolo originale. Allora, il film è del 99. Quindi la bellezza di 7 anni dopo il primo, ed è regiato, è diretto da un certo Mick Rogers. Mick Rogers, chi cazzo è? Lo saprete voi probabilmente, perché io non ne ho veramente idea di chi cazzo sia sto Mick Rogers. Comunque, questo Universal Soldier The Return, il seguito dei nuovi eroi, secondo me, che dire, è tirato proprio per i capelli. Però, volendo, ci potrebbe anche stare. La storia in soldoni, da quel che ho capito, perché l'ho visto e non ci ho capito un cazzo, da quel che mi pare di aver capito, è questa. Van Damme, che era stato a suo tempo uno zombie, un soldato zombie resuscitato, bla bla bla, cioè un soldato americano resuscitato, eccetera, è riuscito, non viene spiegato come, a invertire questo processo. Quindi è riuscito a tornare una persona vera. Quindi non è più un soldato zombie. Cioè lui era un cadavere all'inizio del primo film, ma è tornato alla vita e non viene spiegato bene come. Viene detto sì che l'ha aiutato un dottore, ma non viene spiegato niente di quello che hanno fatto. Quindi vabbè, diamo per buono che Van Damme è una persona viva e addirittura lo troviamo con una figlia. Viene detto che sua moglie è morta. Vabbè. E ha una figlia, va bene? Non si sa bene perché lavora in una base segreta lui. E sempre non si sa bene perché in questa base segreta ci sono chili, orde, fiumane di Unisol, cioè di altri soldati zombie. Però, a differenza di Van Damme, questi sono Unisol di una nuova generazione, più cattivi, più forti, più violenti e varie cose. Quindi, insomma, Van Damme viene presentato in questo secondo capitolo delle avventure dei soldati universali, dentro questa base nel deserto, piena di questi Unisol, quindi una situazione che ovviamente ti chiama già una potenziale pericolosità. Comunque, beh, lui vive lì, addirittura vive lì con la figlia, vive lì, e con un mega computer chiamato Seth, ma non mi ricorda niente, vabbè, lasciamo perdere, che controlla tutto, controlla l'aria, controlla le porte, controlla praticamente tutto. Adesso, tu regista, magari sei esordiente, io non dico di no, magari all'epoca sarei stato un pirlotto che non si cagava a nessuno, quindi per uscire come tuo primo film hai scelto un film di richiamo, quindi ci faccio il sequel, vediamo come viene. Vabbè, ma quando vuoi fare un sequel devi conoscere bene la storia che sta dietro la saga, non puoi farla così a cazzo. Perché poi vengono fuori cagate come quelle che hai scritto tu. Perché viene presentato Van Damme, ma non viene dato alcuna motivazione sul perché Van Damme è ancora lì. Il primo film finiva in modo che sì, ci sarebbe anche potuto stare un sequel, ma se non l'hanno fatto per 7 anni, figlio mio, un motivo c'è. Roland Emmerich non è stupido,
Se ha fatto un film nel 92 e poi non ha fatto sequel per 7 anni, un motivo c'era. Ora te ne esci tu nel 99 con questo sequel che fa veramente acqua da ogni parte. Comunque, vabbè, andiamo avanti. Allora c'è Van Damme dentro questa base militare sottoterra, peraltro, gestita da questo super computer, quindi lui non può neanche aprire una finestra e prendere un po' d'aria, lui o la bambina, se il computer non lo vuole. Vabbè, lui è tranquillo e cresce una bambina in questa situazione. Come se non bastasse, dicevo, la base pullula di questi soldati zombie fortissimi, quindi potenzialmente pericolosi, sapendo quello che è successo 7 anni prima con Unisol. Vabbè, viene detto in una riunione che questi Unisol sono più sicuri, non sono, non tendono a impazzire come gli altri, eccetera. Quindi il regista dopo si è accorto che ha fatto un incipit del film potenzialmente dannoso e ha voluto inserire questa scena di questa riunione importante da fare in cui veniva spiegato che questi Unisol erano praticamente come dei cagnolini mansueti e addestrati. Così ovviamente non è, perché neanche a dirlo questi Unisol impazziscono e cioè più che loro impazzisce il computer che comanda tutti gli Unisol contro gli umani. Neanche a dirlo, l'unico che dovrà uscire vivo da questa situazione è Van Damme e possibilmente con la bambina. Ah, e una giornalista ficcanaso che nonostante avesse avuto divieti di essere lì in quel momento, di gironzolare libera per i corridoi di una base segreta militare e avesse avuto anche il divieto ovviamente di riprendere e fare foto, stava facendo tutte e quattro queste cose. Era lì, stava girando, stava riprendendo e stava facendo foto e nessuno gli ha detto niente. Nessuno gli diceva niente perché poveretti, appena questa è arrivata in questa base, neanche fosse portatrice di proprio sfiga totale, gli Unisol sono stati comandati e sono impazziti e quindi hanno cominciato a devastare tutto, a uccidere persone, insomma. Questa base è diventata una trappola infernale per Van Damme e la figlia e questa stronza di giornalista che nonostante Van Damme gli avesse detto 5-6 volte vattene finché sei in tempo, vattene, 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 sta puttana è voluta rimanere là e quindi poi Van Damme ce l'aveva sul groppone. Magicamente riescono a uscire da questa base, non mi ricordo come, ma riescono a uscire indenni. E si ritrovano in un locale per gay. Non mi chiedete perché, si ritrovano là. Poi, anche lì, ovviamente, succede il devasto, succedono risse, eccetera, casini. Poi, magicamente, si ritrovano di nuovo nella base per pazzi psicotici, nella base militare, e lì c'è il duello finale del film. Tra l'altro con un Unisol nero che è identico ad Apollo Creed, ma non è lui, che non si è mai visto per tutto il resto del film. Quindi tu per tutto il film vedi un certo Unisol ciccione bianco. E dici questo sarà il cattivo del film. Lo vedo già da come si muove, da come parla. Da come ci sono molte scene tra Van Damme e questo Unisol, so che sarà lui il cattivo del film. Alla fine, invece, il cattivo del film è questo nero, che non si sa bene da dove cazzo è venuto fuori, perlomeno è bravo con le arti marziali, quindi fa una bella storia. Vabbè, combatte, botte, botte, botte. Ovviamente Van Damme esce vivo anche da questa situazione. E così finisce il secondo film. E io personalmente vi consiglio di guardarlo, ma solo se proprio
Vi è piaciuto talmente tanto il primo I Nuovi Eroi che volete vedere il secondo, ma fatelo solo così per togliervi questo sfizio, perché il film è simpatico, ma di base è una stronzata. Come se non bastasse, e scusatemi, qui devo tornare su Wikipedia perché non mi ricordo come sempre l'anno, ma non mi ricordo il regista. Come se non bastasse, nel 2009 un certo John Iams ha diretto il terzo sequel, che è Universal Soldier Regeneration. Ora, ma vacca di quella puttana. Se il primo film era bello, ok, siamo d'accordo. Il secondo è stato così così. Mi spieghi per quale cazzo di motivo vuoi fare anche il terzo? Non ti è bastato vedere che già il secondo film faceva cagare? Cioè, a me sono queste le cose che mi fanno incazzare. Quando una persona vede che un film fa schifo, perché vuole fare un sequel? Comunque, essenzialmente la cosa è funzionata così. Questo Universal Soldier Regeneration come dicevo, il terzo capitolo della saga I Nuovi Eroi Universal Soldier, come la volete chiamare, sempre interpretato da Van Damme e, a sorpresa, stavolta interpretato di nuovo anche da Dolph Lundgren, l'antagonista del primo film. La cosa sconvolgente è che la trama non l'ho capita, forse è interessante perché c'è di mezzo Chernobyl, ma onestamente non sono riuscito a capire quale cazzo fosse la trama. E le scene di azione non ci sono, perché praticamente è un film di guerra. Cioè, ci sono loro che sparano continuamente e combattimenti corpo a corpo praticamente non ce ne sono. Dolph Lundgren non lo vedi per praticamente tre quarti di film, lo vedi solo alla fine. E il combattimento tra lui e Van Damme, che ti aspetti che sia chissà che cosa, è una cagata di 2 minuti che finisce con una pistolettata in fronte. Ma cazzo, sei Van Damme? Cioè, sei Van Damme, cazzo, sei campione di arti marziali, sei maestro di Kung Fu, quel cazzo che sei. Ma che cazzo, ma devi sparargli? Ma usa i calci, usa le mani, cioè usa la testa, cioè sei campione di che cazzo? Cosa vuoi sparare? Cioè, vabbè. Diciamo, ecco, per concludere, che il terzo film, di cui non voglio parlare più perché non ve lo consiglio neanche di guardarlo, è proprio osceno, cioè, ed è terrificante perché era una saga così bella, con un film così bello, il primo, ricordo, I Nuovi Eroi, quello diretto da Roland Emmerich, era un film così bello, così particolare, così innovativo, e l'hanno voluto distruggere con questi due sequel, uno più brutto dell'altro. Ripeto, il secondo poteva ancora starci, ma il terzo proprio campato per aria. Cioè, tu fai il terzo film unicamente perché sai di aver ribeccato i due attori principali del primo. Ma è una merdata unica, cioè proprio non sta né in cielo né in terra sto film. Comunque, so che addirittura stanno girando un quarto film che si dovrebbe chiamare Universal Soldier The New Dimension, ma non è ancora uscito, quindi casomai per quello farò una recensione a parte. La puntata finisce qui e io vi do appuntamento alla prossima puntata.
E vi dico già che probabilmente no, anzi non vi dico un cazzo, così vi tenete la curiosità di vedere quale sarà la prossima puntata. Ciao! E speriamo di riuscire a tornare sulla terraferma. Comunque, io quando chiedevo di tornare sulla terra, ok, grazie che mi avete fatto tornare, ma io chiedevo di tornare a casa mia. Non nel deserto, ma questo è un altro discorso. Ciao ragazzi. Oggi voglio recensire un film molto bello con Jean-Claude Van Damme. Già vi sento dire ma che merda di film perché Van Damme fa solo film di merda. Non è vero, perché Van Damme secondo me in certi... Salve a tutti e benvenuti alla 41esima puntata di Oggi Te Le Prendi. Come potete vedere, sono finito in mezzo al deserto stavolta. Vorrei capire chi è che mi gioca questi scherzi. Comunque,